fatti al massimo durante i nostri meeting di lavoro, per stimolare la circolazione di idee, che è il motivo per cui buttavamo giù Qualud come fossero caramelle. Steve Madden. Ascoltatemi bene. Quello che dobbiamo fare, noi dobbiamo prima comprare... Non lo sapete cos'è il Qualud? Ve lo dico io. Buoni, 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 buoni. A quanto pare il Qualud sta compiendo il suo rito magico su donne in questo momento. Il Qualud, o Lud, come viene comunemente chiamato, fu sintetizzato per la prima volta nel 1951 come sedativo da un medico indiano, indiano col puntino rosso in fronte, non con le piume, e fu prescritto a casalinghe frustrate con disordini del sonno. Ma ben presto, qualcuno scoprì che se uno resisteva 15 minuti senza addormentarsi, si trovava strafatto. Naturalmente non ci volle molto perché la gente cominciasse ad abusarne, e nel 1982 il governo degli Stati Uniti lo dichiarò pericolosissimo, come fece il resto del mondo. Il che significava che restava soltanto una quantità limitata di questa roba. Cazzo, ormai non si può più comprare. Voi purtroppo siete stati sfigati. Steve Madden. Steve Madden. Steve. Steve. Vi ricordate la pubblicità della ragazza con la testa enorme e gli occhi in fuori che portava delle orrende scarpone? Un mio compagno di scuola, Steve Madden. Il suo compagno di scuola, Steve Madden. Steve Madden era il nome del momento nel campo delle calzature femminili e tutti a Wall Street morivano dalla voglia di quotarlo in borsa. Solo che indovinate chi è cresciuto insieme a lui. Scarpe da donna. Scarpe da donna. Il mio vicepresidente in persona. Scarpe da donna. Diamond Donny Azoff. Steve Madden. Steve. Steve. Jordan. Jordan. Jordan.